fino a dove ti spingeresti? Per vendicarti, porca di qualcuno che ti ha fatto uno scherzo tale da farti diventare virale. Ci sarà da ridere. Poli D e il vostro amico Vinny aiuteranno le vittime virali a farsi giustizia. Ti ha fregato per bene? Infatti. Lo fregheremo ancora meglio. Organizzando le rivincite più scioccanti di sempre. Che freddo. Non posso guardare, che vendetta! Se potete sognarlo... Abbiamo vinto il Mega Millions! Noi possiamo organizzarlo! È incredibile! Benvenuti... a Revenge Prank! Mi hai fatto diventare virale! Bene, adesso tocca a te! E vai, amico! Revenge Prank! Diamoci da fare, andiamo! In questo episodio... Amore, mi si sono rotte le acque. Aiuterò Garrick, un marito e un padre devoto, a vendicarsi di sua moglie Zoe. Non è possibile. Dopo che è stato vittima di uno scherzo da gravidanza... Ma stai dicendo sul serio? Il suo crollo emotivo è stato visto più di 400.000 volte. Sono le 3 di notte, non so nemmeno ragionare a quest'ora. È il momento di ricambiare. Il paracadutismo è sicuro, non è l'atterraggio che uccide le persone, è l'infarto per la discesa. L'infarto? Ragazzi, finiremo all'inferno per questo. No, non finiremo all'inferno. Sono un professionista delle rivincite e oggi aiuterò una persona che vuole vendicarsi così tanto che ho mollato tutto per aiutarlo a prepararsi. Ok, sto per chiamare Garrick. Zoe, la moglie di Garrick, l'ha fregato quando era incinta di 8 mesi. L'ha svegliato alle 3 di notte dicendo che il bambino stava per nascere, mandando Garrick in pieno panico. Non sapeva cosa fare. Zoe ha giocato con le sue emozioni, quindi lui ora vuole vendicarsi e io lo aiuterò. Il nostro amico è sgattaiolato fuori di casa, così possiamo parlare senza che sua moglie se ne renda conto. Poli, come va, bello? Ehi, Garrick, hai bisogno di un professionista della vendetta? Sì, bello. Chi è la vittima? Mia moglie. Mi ha fregato di brutto ed è ora di vendicarmi. Raccontami un po' della vostra relazione. Stiamo insieme dal liceo, siamo sposati da 4 anni. Abbiamo 2 figli, passiamo tutto il tempo insieme e siamo davvero felici. Wow, che bello, amico. Quanto amore, mi piace. Perché vuoi vendicarti? Cosa ti ha fatto? Mi ha detto in piena notte che le si erano rotte le acque. Mancava più di un mese al parto. Avevamo la data per il cesareo. È stato davvero spaventoso perché non ero pronto. Sì. Erano le 3 di notte. Avevo lavorato molto ed ero stanchissimo. Ho anche pianto alla fine perché mi sono spaventato molto. Ha davvero esagerato. Aspetta, fammi capire bene. Ti ha fregato così bene che ti ha fatto piangere. Sì, bello. Wow, voglio vedere il video. Amore, dimmi. Credo che mi si siano rotte le acque. Ok, ti ha appena svegliato. Fai la borsa, dai! Dov'è la borsa? Ti ha mandato in giro a cercare una borsa. Sì. Non ci posso credere. Oh, mamma, sei confuso. Ero davvero confuso. Mi stai facendo uno scherzo alle 3 di notte? Sì. Sono le 3, non so nemmeno ragionare a quest'ora. Oh, amico, mi dispiace per te, è stato davvero pesante. È vero. E l'ha postato per farlo vedere a tutti. Sì. Quante persone l'hanno visto? Credo quasi 400.000, ma aumentano di giorno in giorno. Wow, 400.000 views. Sì, signore. Devo chiedertelo, perché mi hai chiesto di aiutarti? Lei è molto più brava di me con gli scherzi. Ho provato a vendicarmi da solo, ma non ci sono riuscito. Quindi sì, è ora della rivincita. Ok, ora dobbiamo parlare della vendetta. Che tipo di scherzo avevi in mente? L'unica cosa che riesco a pensare che potrebbe davvero spaventarla è la paura di perdere me. Wow. Sì. A parte i nostri figli, sono tutta la famiglia che ha... Se mi succedesse qualcosa, andrebbe fuori di testa. Penso qualcosa di pericoloso, sarebbe lo scherzo perfetto. Sì, tu pratichi qualche sport pericoloso, hai una moto, qualcosa di simile, c'è qualcosa che fate insieme? Abbiamo parlato di lanciarci col paracadute. Penso che se mi vedesse saltare da un aereo e tipo il paracadute non si aprisse... Oh, posso organizzarlo facilmente? Allora faremo così, ti manderò nella peggiore scuola di paracadutismo del mondo, dove l'istruttore è un vero imbecille, ok? Giusto per farla innervosire a mille. Poi ti manderemo su un aereo e faremo saltare un manichino e lei andrà fuori di testa quando ti schianterai al suolo, ma non sarai tu, sarà il manichino. Oh, amico, è una follia. Sei sicuro di volerlo fare? Potrebbe chiederti il divorzio. No, potrebbe darmi un pugno in faccia, dovremmo proprio farlo. Tutto è lecito in amore e scherzo. Ok, pronto a organizzare lo scherzo? E allora procediamo con la rivincita.
Zoe sta arrivando al centro di paracadutismo con suo marito Garrick, convinta di vederlo realizzare il sogno di tutta la vita di lanciarsi. Ma faremo in modo che pensi che il suo peggior incubo si sia avverato. Il paracadute non si aprirà. Ho fatto installare decine di telecamere nascoste in questo hangar. Una qui, boom, un'altra qui. Siamo pronti e carichi e gasati per questo scherzo. Le telecamere sono posizionate e la scena è pronta. Ora ci servono solo degli attori che aiutino Garrick a ottenere vendetta. Questa è la nostra receptionist senza fronzoli, Debs. Se qualcosa va male, la vera tragedia per lei sono i documenti da compilare. Odio i documenti. E ovviamente voglio presentarvi il mio istruttore di paracadutismo, Crash. Sei qui dentro? Wow! E vai, amico! Pronto a lanciarti o no? E oggi? Sì, oggi, amico! Crash! È giunto il momento di incontrare il protagonista, Garrick. Come ti senti, amico? Sei pronto? Amico, sei di poche parole oggi. Beh, è solo il manichino che lanceremo dall'aereo. Gli assomiglia molto, vero? No! Questa è la sala regia. Sarai i miei occhi e le mie orecchie, il che significa che potrò parlare con Garrick e con tutti gli attori attraverso gli auricolari, così Zoe non potrà sentire niente e non avrà idea di quanto starà accadendo intorno a lei. Ehi, Crash! Sei pronto a lanciarti col paracadute? Non faccio altro che festeggiare e lanciarmi dagli aerei, bello! Fichissimo, bello! Ok, c'è del movimento, ci siamo. Ora X, prepariamoci per la rivincita del secolo. Zoe pensa di essere qui per sostenere il suo uomo, Garrick, mentre lui fa il suo primo lancio. Ehi, Garrick! Eccomi. Tu devi essere Zoe! Sì, lei è mia moglie. Ciò che Zoe non sa è che sarà il suo primo e ultimo. Accomodatevi, venite pure. Ok, Debs, ora tocca a te. Io sono Debs. Ciao, sono Zoe. Noi ci conosciamo, scusa. Figurati, che maleducata. Anche tu vuoi lanciarti? No. No? Zero. Non vuole farlo. Il paracadutismo è sicuro. È più sicuro che nuotare con gli squali o di fare l'artificiere. Infatti te lo giuro, non è l'atterraggio che uccide le persone, è l'infarto per la discesa solitamente. L'infarto? Ehi, Garrick, tua moglie è terrorizzata. Andrà tutto bene. Fategli compilare qualche documento, non vogliamo avere alcuna responsabilità. So che hai visto i documenti, ma ho bisogno delle tue iniziali su un paio di fogli. Certo, come... Cavolate legali che dicono che non siamo responsabili se succede qualcosa. Zoe sembra già in panico. Cosa farà quando incontrerà quello stramboide del nostro istruttore di paracadutismo? Avete figli? Sì, sì, due. Ok, hai un'assicurazione sulla vita? Non ce l'ho. Zoe è molto preoccupata. Aspetta, perché non abbiamo l'assicurazione sulla vita? Non hai motivo di preoccuparti, Zoe. Amore, andrà tutto bene. Ragazzi, siete bravissimi. Fate indossare la tuta a Garrick. Vieni con me, procediamo e mettiamo la tuta. Non vedo l'ora di vederti in tuta. Debs, vai alla grande, continua così, bella. Quindi, da quanto tempo state insieme? Quasi 6 anni. Oh, state insieme dal liceo? Sì. Che dolce. Garrick è fantastico e difficile. Ma è l'uomo perfetto per me. Mm-hmm. Oh, che famigliola felice. Che peccato che questa vendetta rovinerà tutto. Sei nervosa? Mm-hmm. Beh, voglio aiutarti a tranquillizzarti un po'. Dai un'occhiata, vedi questo muro? Ognuna di quelle persone ha avuto un incidente col paracadute. Qui? Sì. Oh, mamma mia. Ma sono sopravvissuto. Oh, ok. Sì. Vedi Trevor? Ha iniziato ad agitarsi durante la discesa. Si è annodato e... Oh. Nemmeno un osso rotto. Ha una storia da raccontare. Beh, decisamente, loro ce infatti... In realtà... Oh, guardate la faccia di Zoe! Questa foto non dovrebbe essere qui. Lui non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta qui? Sì, è tutto molto sicuro la maggior parte delle volte, ma ce ne sono sempre uno o due che finiscono male. Abbiamo 2 figli, non penso che sia una buona idea, sinceramente. Mi sento in colpa? No, non mi sento in colpa. Tra poco.
Solitamente sono più sveglio e meno rintronato. Sono tornato oggi da Vegas dopo 2 giorni consecutivi di addio al celibato. Il mio amico Garrick sta per vendicarsi di sua moglie Zoe facendole credere di volersi lanciare col paracadute. Non ce l'ha fatta. E lei non ne è felice. Abbiamo 2 figli, non penso che sia una buona idea, sinceramente. È ora di conoscere il nostro istruttore pazzoide col suo approccio inaffidabile alla sicurezza. Ok, Crash, è la tua grande entrata, amico. Ehi! Come va, belle? Ciao, io sono Crash. Di a Zoe che sei appena tornato da un mega addio al celibato. Solitamente sono più sveglio e meno rintronato. Sono tornato oggi da Vegas dopo 2 giorni consecutivi di addio al celibato. Assurdo! Ma sono stato nella roulotte sul retro per fare un sonnellino. E ora sono pronto all'azione. Ehi, Zoe è molto a disagio, bravissimi ragazzi. Tu sei il mio tipo? Come va? Garrick, piacere di conoscerti. Come sei carino. Vado a spruzzarmi la faccia con un po' d'acqua e poi ci metteremo al lavoro, giusto? Andiamo. Benissimo, amico. Ehi, grazie. Stai benissimo in tuta, fratello. Ha detto che è stato un addio al celibato che è durato 2 giorni. Ha fatto un sonnellino. Ha fatto un pisolino. Prima l'addio al celibato, poi un sonnellino. Cosa? Ti avrà preso un po' in giro, non lo so. È in panico, amico? Mi è sembrato un po' stordito. Amore, questo è l'unico posto per fare paracadutismo qui. Ok, lo capisco, ma ti sto dicendo le cose come sono. Ok, Crash, torna in scena, amico. Prima di tutto, parliamo di sicurezza, ok? Ok. Cercherò di essere breve. Anch'io? Sì, vieni anche tu! Non penso che si fidi minimamente di Crash. Bene, allora, proviamo gli agganci, ok? È la mia taglia. È un po' grande. Digli che lo sistemerai quando siete in quota e di stare tranquilli. Magari una volta in quota capiremo come sistemarlo. Molti pensano di fare capriole varie la prima volta che saltano. Non fare niente di strano. Non posso fare una capriola saltando. Gary, che stai già saltando da un aereo. Ma in che senso? No. Ma sì, dai! Non mi piace. Che differenza fa? Dobbiamo andarci piano, ragazzi. Falle vedere lo scoiattolo volante. Ti mostrerò delle posizioni sicure. Stenditi a terra. Boom! Scoiattolo volante, amico! Fai finta di avere delle ali nelle braccia, ok? Ok, Crash, senti proprio gli effetti dell'addio al celibato. Oh! Oh! Tutto bene? Ok, vai col vomito. Che schifo! Sicuramente Zoe ci penserà 2 volte prima di fare un altro scherzo a Garrick. Tutto bene? Sto bene! Ha vomitato nel bidone della spazzatura. Sai una cosa? Combatterò il fuoco col fuoco. A volte la cura migliore per i postumi è una bella birretta fresca, no? Volete una birra, ragazzi? Hai i postumi? Birra? Magari dopo. Questo hai tipo detto sa di avere i postumi. Eh? Hai detto di avere i postumi. Un po', sono più stanco che altro. Sto bene, tesoro, te lo giuro. Ti dirò una cosa, mamma. Bevo questa e starò una meraviglia. Ah, ecco fatto. Basta birra. Tra poco. Come ti senti? Nervosa. È ora che Garrick dica addio. Il nostro amico Garrick si sta vendicando di sua moglie Zoe facendole credere che sta per avere un incidente col paracadute. Ok, vai col vomito. E il nostro istruttore fuori di testa la sta mandando in panico. Va tutto Inizio bene. Ad avere paura. Ma sei arrabbiata? Ha vomitato nel bidone della spazzatura. Zoe sta credendo a tutto, bravissimo Crash. Ok ragazzi, ci avviciniamo al grande salto. E vai, bello!
Ma prima di salire a bordo... Andiamo adesso. Garrick deve dire addio a Zoe un'ultima volta. Fate qualche selfie di ricordo! Non farlo. Abbracciami. Amore. Ti amo. Voglio andare. Non credo amore, che dovresti andare. Andrà tutto bene, fidati. Ho un buon presentimento, tranquilla. Un ultimo abbraccio! Ok, teneroni, andrà tutto bene. Non so quanto sopporterà ancora. Zoe sembra proprio spaventata. Questa è vita, amico! Sì! Come ti senti? Un po' tesa, sinceramente. Ok, adesso fate il cambio. Fuori gli attori, dentro i professionisti. Grandi ragazzi, e vai! Ha detto di aver bevuto tutta la notte. Andrà tutto bene. Tratta bene il finto Garrick, non fargli troppo male. Ok, amico, andiamo. Pensate che finiremo all'inferno? No, non finiremo all'inferno. Ok, Garrick e Crash sono nascosti per bene in auto. Pronti per il decollo? Vedi l'aereo? Ah, sì, lo vedo. È lui. Walkie-talkie pronto, fai partire il suono dell'aereo. Andiamo. Giusto perché tu lo sappia, Crash ha un paracadute arancione. Il cameraman ce l'ha di un altro colore. Ok. Con questa radio possiamo parlare con loro. Ehi, amore, mi senti? Sì, ti sento, tutto bene. Ti vedo. Salutami. Che figata, riesci a vederci? Ti sembriamo formichine. Ancora più piccole di una formica. Ti amo. Anch'io ti amo. Ok ragazzi, ci siamo, la rivincita perfetta. Spero che nessuno abbia ripensamenti perché io non ne ho. Zoe se lo merita per aver fregato Garrick con lo scherzo del parto inaspettato. Come ti senti? Sono nervosa. I veicoli d'emergenza sono pronti, vero ragazzi? Bene. Tre, due, uno. Salta, salta, salta! No, eccoli! Dove? Sì, sì, eccoli! Oh, ok, li vedo. Non è fantastico? È assurdo. Vorrei avere il coraggio di farlo. Ok, ragazzi, spaventiamola a morte. Oh, cavolo. C'è qualcosa che non va. Wow. In che senso, wow? Oh, sì. Ma che figata! Chi è? Oh, mamma, Crash, cosa sta facendo? Sta facendo delle capriole. Cosa? Gli ho detto chiaramente di non farlo. È uno fuori di testa, fa ciò che vuole. Eccoli, paracadute arancione. Oh mio Dio. Mi sta venendo un infarto. Ok, prepariamoci. Sono proprio qui dietro. Lo si vede benissimo. Sì. No! Chi è quello? Wow! Zoe è vittima di una vendetta e pensa che suo marito Garrick si sia lanciato da un aereo a 6.000 metri di altezza. Ma non ha idea di quello che sta per succedere. Prepariamoci! Sono proprio qui dietro. Porca Chi è? Garrick? Oh, cavolo. In che senso? Chi è? Amore! Zoe! È uno scherzo! Sei su MTV Revenge Prank! Sta bene! Lui è politico! Aspetta. Oh no, mamma mia! Direi che abbiamo vinto! Sarai un po' scioccata, come ti senti? Sono così incazzata! Devi riconoscere che siamo dei geni. Questo? Per vendicare. Di cosa? Il finto parto. È stato un bello scherzo. Oh mio Dio.
Crash, vieni, yeah! Bello! Così si fa! Piacere di conoscerti, piacere di conoscerti. Amico, grazie mille. Da, amico. Non è un vero istruttore, è un no, attore. Grazie un anche attore. A te. Oh, mio grazie Dio. Davvero. Crash, non ti era piaciuto molto? No. Debs, vieni qui con noi, sei stata bravissima. È stata bravissima. Quando hai bevuto quella birra ero davvero furiosa. Adesso la smettiamo con gli scherzi. No. Questo è l'ultimo. Abbracciamoci. È stato grandioso, ragazzi, è stato grandioso. Fantastico. E vai, amico.